Baccalì, Proni, Rontini. Le tre candidate del Partito Democratico sono le prime tre candidate al Parlamento in provincia di Ravenna per le elezioni del 25 settembre. Ouidad Baccalì, nata nel 1986 ad Agadir, è stata per due mandati assessore al Comune di Ravenna nella giunta di Fabrizio Matteucci prima e nella squadra di Michele De Pascale poi. Ora riveste la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna ed è vice segretaria regionale del Partito Democratico. Sicuramente i pilastri, il programma del Partito Democratico porta avanti saranno la base, quindi dal tema dello sviluppo sostenibile e delle transizioni che ci aspettano in questi anni, il tema della giustizia sociale e quindi accompagnare soprattutto sul tema del lavoro i più giovani, le sacche di povertà e disoccupazione a cui dobbiamo pensare, e sicuramente come terzo pilastro il tema dei diritti della cittadinanza. Quindi questi tre pilastri poi sono articolati in tante questioni alle quali dobbiamo dare risposta in questi tempi, quindi come abbiamo detto è un progetto democratico e progressista perché vuole pensare al futuro con speranza, con motivazione, con grinta, perché solo così possiamo insieme provare a pensare a un'Italia più forte. E ovviamente il territorio di Ravenna è un pezzo importante per questa transizione, penso ai temi che riguardano l'energia, il porto, quello che è il progetto importante del rigassificatore e quanto appunto il ruolo di Ravenna sia importante per lo sviluppo del paese intero. Quindi queste sfide, ovviamente io penso che alla base di tutto questo ci debba essere il tema e l'attenzione per i più giovani, per le famiglie, per l'infanzia, perché appunto abbiamo bisogno di famiglie più forti perché possano poi essere capaci e avere la grinta per poter affrontare questi anni. Quindi vogliamo accompagnare le nostre comunità e al loro fianco ovviamente vogliamo pensare all'Italia del 2027. Eleonora Proni, nata nel 1970 a Bagnacavallo, è stata consigliera comunale e assessora nel suo comune d'origine, poi assessora della provincia di Ravenna e segretaria provinciale del PD. Nel 2014 è stata eletta sindaca di Bagnacavallo, ora è al secondo mandato ed è presidente dei comuni della Bassa Romagna. È innegabile che il periodo che stiamo vivendo è complicato e che le preoccupazioni sono legittime. Usciamo da una epidemia sanitaria, il tema dell'inflazione, del caro bollette, il clima, c'è da preoccuparsi, però a differenza di altre forze politiche noi non puntiamo sulla paura delle persone. Abbiamo un'idea di paese positivo che vuole crescere, che si tiene da conto, che si prende cura di sé e delle persone che vi abitano. Quindi tematiche come l'ambiente, l'economia, i diritti, che non sono in contrapposizione l'uno con gli altri, sono precondizioni per avere un'idea di un paese che vuole svilupparsi, essere civile ed essere moderno. I prossimi giorni li dedicheremo a coordinare una campagna elettorale che sappiamo benissimo essere molto difficile, sicuramente in salita, però questo non ci deve scoraggiare, anzi deve essere una sfida che assumiamo come veramente un esempio anche di quello che intendiamo della politica, che è servizio verso la comunità e verso le persone. Manuela Rontini, nata nel 1978 a Faenza, è stata consigliera comunale della propria città. Nel 2014 è stata eletta consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, venendo riconfermata 5 anni più tardi. Ha fatto parte della direzione nazionale del Partito Democratico ed oggi fa parte della segreteria regionale del partito. C'è un programma, c'è un segretario che ci ha chiesto di essere in campo con gli occhi della tigre, ci sono adesso 3 candidate determinate e capaci in questo territorio, ce ne sono altri in quello della provincia di Ferrara, lo dico perché come noto il collegio di cui mi devo occupare è quello del Senato che tiene insieme le 2 province e quindi abbiamo tanta voglia di raccontare quello che a livello di paese possiamo fare. Spinti anche dal buon governo che siamo stati capaci di dimostrare in Emilia-Romagna, nei comuni, la maggior parte di essi che governiamo in questo territorio, e quindi la campagna elettorale è già iniziata e per quel che mi riguarda, con le energie che ho, pur tenendo fede agli impegni istituzionali in regione, cercherò di dedicare il mio tempo all'ascolto, all'incontro con i cittadini, mercati, insomma si rinizia da dove avevamo lasciato nel 2020, anche quella delle regionali non era certamente una sfida in discesa e quindi
penso che in questo territorio, come diceva anche il segretario provinciale, anche questa volta potremo fare bene, e penso che se avremo sottratto anche solo qualche elettore in più all'altra parte, avremo svolto un servizio utile per il Partito Democratico e soprattutto per questa comunità.